Ma vogliamo non fare le canzoni travisate? Beh, le facciamo. Decidete voi, se volete non le facciamo e facciamo. Cioè, noi le abbiamo pronte, se volete saltiamo. Pronte, ma facciamo un piccolo referendum al voto, magari, sì. Va di moda. Dai, allora, mi piace molto il referendum che ha fatto ieri il processo del lunedì, o la settimana scorsa il processo del lunedì. Chi vincerà, chi andrà più forte tra Milan e Inter? Possibili risposte? Sì, no. Ecco, aspetta, pulsante verde, sì. Ha vinto il sì. Bene. Canzoni travisate che ci avete segnalato tutta l'estate, vero Previ? Primo segnalatore dell'anno, Francesco. Non abbiamo altri dati. Francesco, quindi c'è un Francesco tra voi che è il primo segnalatore. Foo Fighters, Monkey Wrench. Cominciare con loro, ricordiamo che il mondo è migliore perché esistono i Foo Fighters. Alla 377esima mano perdente di videopoker, i Foo Fighters cercano di convincere Dave Grohl che è meglio non bruciare tutto quello che è stato guadagnato negli ultimi 3 anni di tournée. No. A lui niente. Avendo dilapidato $220,000 a botte di 50 centesimi alla volta. A quanto ha giocato? Compulsivo. Chiede se qualcuno gli può ancora dare monete. Questo è così, ragazzi. Come fai a dirgli di no? Andiamo avanti. Luca da Foggia, il secondo segnalatore. Alborosi, who do you think you are? Pensavo che già era travisata a sentirlo ascolato. Amici ascoltatori, che brutta musica che ascoltate ogni tanto. No, ragazzi, Alborosi è bandiera del reggae italiano. Ed è subito pizzica. Nonostante Bob Marley sia rimasto scottato dalla sua esperienza con il manager senza scrupoli, Luciano Cianosa. Ma che fai? Mi sfrutti e te ne vai. Cioè. Alborosi, elemento di punta del reggae nostrano, ha deciso di fidarsi di Cianosa. Perché? E fino a che l'infido Cianosa non è scappato con l'incasso del concerto. E ad Alborosi non è rimasto che commentare amaramente: mannaggia stu bastardo. Bob aveva ragione. Buona. Fabio da Prato, terzo segnalatore in assoluto di quest'anno, Linkin Park, Hit the Floor. Che selezione schizofrenica che avete fatto. Mike Shinoda di Linkin Park da anni pesca col galleggiante pasturatore. Butta la sua cannetta. Da buon cazzaro millanta risultati eclatanti, naturalmente. Racconta di aver schiaffeggiato uno squalo tigre dopo un diverno. Il pesce è mio. In realtà finora è riuscito a tirare su solo dei gran copertoni di scooter. Fino a che tira su una sardina striminzita, rivolgendosi al suo compagno di pesca Raffaele Giordano, il portiere di Un Posto al Sole. Sempre certo. Tutto orgoglioso lo guarda sornione e gli dice: ma qua cosa ho pescato? Senti, facciamo così, dai, facciamo allora solo una sessione di canzoni travisate, va bene? Queste qua fine. Le facciamo fine. Fine. Poi parliamo di Milan e Inter. Esatto. Sì, Milan e Inter. Sì, sì o no? Ah, dite che ne facciamo altre? E va bene, non ne facciamo altre. Anche perché è arrivata alle 8:42 il momento del Sam Motel, My Type. Queste chiamate Roma 3131, vi siamo mancati? Milan o Inter? Tutto bene. Per correttezza, l'episodio che vi ho riportato del processo di lunedì è riportato da Di Pollina. Sapete che il lunedì fa questa rubrica meravigliosa in cui racconta il meglio della televisione. Oltre appunto la votazione, andrà meglio il Milan, no. L'Inter vota sì o no. Cioè, molto bello questo atleta che si chiama Cucina, giusto? Un saltatore, se non erro, che si chiama Cucina. In alto? Sì. Quello con i capelli ricci. Tamberi. Non l'italiano, un altro saltatore molto famoso si chiama Cucina e che si riscalda in maniera molto lenta, il commentatore, come si dice, cucina a fuoco lento. E questa
Ma attenzione, Eurosport o Rai? Perché i mondiali di atletica ce l'hanno tutte e due. Dov'è Repubblica? Cerchiamo immediatamente Repubblica e cerchiamo la fonte. Come? L'altra domanda è: il processo è lunedì, lo fa ancora Aldo Biscardi oppure c'è? No, allora, no, questo che ti ho citato è il processo di Biscardi, che nell'articolo infatti viene detto lo devi andare a cercare tra le pubblicità degli 899. Mentre sulla Rai c'è un altro processo. Ma la Rai, ragazzi, per me merita, come dire, la conferma questo CDA solo per la spaccata della Fusco durante il programma pomeriggio in diretta, pomeriggio italiano, mezzogiorno. No, è la mattina. La mattina. L'Italia sul giù. Cerca subito. Mezzogiorno italiano. Mezzogiorno italiano. Su Rai 2. Stiamo parlando della tipa che a un certo punto dice: ah, scusate, volevo salutare, fa la spaccata e si dissossa. Come il pollo. Ma ti sei fatto male veramente? No, faccio scena. Cerco il rigore. La domanda: ti sei fatto male veramente? È al pari della spaccata. Perché uno dovrebbe far finta e rimanersi fatta malissimo? Con la testa e i capelli piegati in avanti. Hanno un grandissimo senso dello spettacolo. Mi schiaffeggio da solo. Dai, che togliamo tempo alle travisate, perché la gente ha votato Inter. Quindi, Inter. Segnalatrice Erika Celestre. Celestre, Erika. Sì. Pegasus Fantasy, Senseiya, sigla di Cavaliere dello Zodiaco. Che immagino Francesco Lancia, durante la sua vacanza in Giappone, abbia sentito milioni di volte. Migliaia di volte. È cantato a squarciagola. Sì. Ecco, vuoi tradurci così in tempo reale cosa sta dicendo? Non ne ho idea. Però vi posso dire che Nobuo Yamada, cantante dei Make Up, che è il gruppo. È indeciso sul da farsi. Fare notare o meno al suo chitarrista Hiroaki Matsuzawa. Che meglio che prima delle prove non mastichi teste d'aglio. glielo dico. Alla fine si decide, piuttosto apertamente gli dice davanti a tutti: mamma, c'hai un alito. E poi un alito. Mamma, c'hai un alito. Bello. Il segnalatore è Nicola Figus. Tutto attaccato. Quindi è il nome Nicola Figus. Cypress Hill, Insane in the Brain. Era più bello se Cypress Hill ci segnalava qualcosa su Nicola Figus. Viril arriva, avvisa i Cypress Hill, il cantante di Cypress Hill, naturalmente, che il 6 di novembre suoneranno al Sirenella di Riccione di Spalla o Marco Dazzi. Dice: vabbè, vi sembra una data di merda, prendiamola, perché questo è un momentaccio. La serata non sarà esaltante, però insomma, facciamo. Quando sarà la serata? Chiede uno dei Cypress Hill. Il 6 di novembre, te l'ho già detto. Sì, ricordati. Me lo ridici, per favore, il 6 di novembre. Al terzo che lo chiede, sbotta e dice: il 6 di novembre. Il 6 di novembre. Segnalatrice Stella P82. Ah, roba da teenager qua. Colors Every Time. Sono i nostri amici The Colors, che si sono rivelati simpaticissimi. Devono tenersi in forma i Colors. Dieta Scarsdale? No. Dieta Dukan? No. Dieta Punti? No. Dieta del Kiwi? No. Non funziona. Il segreto lo rivela il cantante Stash. Panino fritto. Come? Ce l'abbiamo avuta sotto gli occhi, anzi sotto le orecchie tutta l'estate. Ma l'abbiamo fatto sentire. Che dice? Cosa dice Panino fritto? Che è l'hamburger indiano. Ricordo, sì. È l'hamburger indiano, fate un bel hamburger con dentro fagioli, tutto quello che volete, e poi friggete il tutto. Così, e se volete potete cercarlo in questo momento in internet.
Non c'è campo. Mi spiace la canzone, ma non c'è campo. Dai che andiamo avanti dopo con le travisate. Attenta, dicono i Negramaro, attenti, dobbiamo stare anche noi quando diciamo delle cose, in particolare il sottoscritto, mi scuso, sono Giorgio del Trio Medusa, non sono stato preciso. Vabbè, iniziamo bene. E facciamo così, ogni volta che fai un errore, caro Giorgio, sì, dirai un numero che compone il tuo cellulare, così impari a stare attento. Guarda, te ne do 3, 338, così almeno. Vabbè, davvero, dai, quello 338, aspetta. Non c'è campo! Non c'è campo! Perché ho citato appunto questa frase di questa saltatrice, in realtà ho detto giusto, era cucina, una cucina, saltatrice, sì, ma saltatrice in alto. In alto, abbiamo detto saltatore, invece no, saltatrice. Dei mondiali di atletica abbiamo visto tutte le gare, tranne quelle del sabato, quindi perdonateci e se non abbiamo visto. Sia vera che i telecronisti Rai abbiano i detto appunto, Rai, sì, cucina a fuoco lento. È così. E chissà quando uno dice è entrata in cucina, che cosa intende. Caro Previ, le 8.55, noi abbiamo ancora un'ora di programma e è arrivato già Dado, con il quale parleremo del caso dell'estate. Pensa, prima puntata già lo abbiamo qui, ma non vogliamo lasciarvi senza la numero uno delle travisate di ragazzi, chiudiamo col botto. Le segnalazioni sono state veramente centinaia. Sì. Carlo Paz, quindi il segnalatore, tra i tanti, e 99 altri. Sì, okay. Giovanni Allevio, Generosa. Inno della Serie A. E questo già la dice lunga, diciamo. Però non è quello che accompagna gli spot della team, eh. No. Credo che sia obbligatorio suonarlo prima delle partite, ma io non me ne sono accorto. All'Olimpico locale. Avete seguito il corazzo di polemica dell'estate, sì, brutto, è bello, bello, brutto. Insomma, c'è stato tutto un gran parlare di questa cosa. Inter o Milan? Inter o Milan. Giovanni Allevi si è innamorato di una donna un po' troppo disinvolta, talmente disinvolta che ha una storia contemporaneamente con Allevi, Bollani e Einaudi. Addirittura. Che noi. Allevi la lascia, ma alla fine ci ha l'amarezza. Girandosi sconsolato e solo nel letto ormai vuoto, piange calde lacrime e pensa tra sé e sé: non le sento più nel letto quelle chiappe de mignotta. Puntata!